un grande appuntamento per lo sport manfredoniano, un grande appuntamento per lo sport locale dal 2002, anno di fondazione di questa società della Silac Basket Angel. Questo probabilmente è l'anno più importante. Correte, scatta in avanti Alan Bediran per la squadra di casa ed effettua il primo canestro con due punti a proprio favore. C'è qualcuno in campo che utilizza il fischietto e confonde i giocatori delle due formazioni. Il risultato è ancora fermo su 5 punti a 4 per il Moffett. Prete scatta in avanti, si porta sotto canestro, il canestro di Sarukas porta la Silac Angel a 8, libero. Ancora Prete in avanti e riesce il tiro libero di Prete. La squadra ospite ha già commesso 5 falli. Ecco Antonio Monaco, uno degli uomini di punta della formazione di Molfetta, ma Umberto Gramazio per la formazione di casa riprende palla il capitano e si porta a canestro con un 12-13. Certamente sì, una squadra che ha quest'anno disputato una stagione veramente eccezionale, l'antitesi della stagione scorsa ovviamente, è partita in sordina, tempo allorquando c'è stato un momento di appannamento, ecco un tiro da tre da parte del nostro capitano, adesso è Fallu che ha recuperato sempre per il nostro capitano Gramazio, che entra all'interno dell'area, indietro per Prete, canestro! Siamo a 18-15 per la Silac Angel. Fallo sul pallone Sarukas, dall'altra parte Bediran prova il canestro da tre, riesce, bravo Bediran, 18-15, palla Sarukas, poi Walter Alvisi riesce, il canestro, due punti per Walter Alvisi e siamo sul 23-15. Concentrato, guarda il canestro, tira ed è il primo canestro di Bediran. La differenza la fanno anche i tiri liberi in questa gara, così come non era accaduto in effetti a Molfetta, dove avevamo fallito oltre 15 tiri liberi che si è realizzati. Ecco il secondo tiro libero. Attacca Umberto Gramazio, 25-17 il punteggio fino a questo momento. Sarukas, Fallu in avanti per Alvisi Gramazio, si attende il piazzamento in avanti di Sarukas che riesce in un colpo straordinario. E Sarukas che è sulla lunetta per tirare i due tiri liberi assegnati, il primo va a segno e arriviamo a quota 29 punti, ma Sarukas che si è già distinto per aver realizzato dei tiri da 3 punti, tiri che erano in effetti mancati nella partita e nella gara 2. Antonio, nonostante tre rimbalzi, Bediran fa sua la palla e riparte la Angel per una nuova transizione. Bediran mette a canestro il 32esimo punto. Che manovra per Prete entra all'interno, canestro di Prete, 34-22, 12 punti di differenza. Adesso c'è Carolis nella lunetta, sta per tirare, realizza il primo tiro libero assegnato, ecco il primo tiro libero che è realizzato, arriviamo a 36 punti. Adesso è Prete in possesso della palla spicchi per Bediran, si gira Bediran, entra e tira e segna Bediran, grande Bediran, 38-32, ancora 20 secondi, adesso è Gramazio che tira il primo tiro libero, segnato, bravo Gramazio, bravo capitano, continuiamo in questo modo, continuiamo così, concentrati, ancora il secondo tiro libero, segna anche il secondo tiro libero. Ecco Bediran concentrato, tira Bediran, primo canestro di Bediran, arriviamo a 41-39. Fallu, Gramazio è entrato in campo anche Ibra Ba che prende palla in questo istante, il passaggio a Fallu, Gramazio al tiro da tre ed è vantaggio ancora per Manfredonia
44-41, la concede alla propria formazione il compagno di squadra, ma è Beniran che scatta in avanti. Ferraretti 46 punti contro i 41. Adesso Fallù prende un ottimo rimbalzo e con un gancio segna. Ancora Gramazio nel palleggio, avanza Gramazio a due passi dal palleggio, canestro di Gramazio, 50-47. Mentre Beniran per Manfredonia, Prete, e torna ancora a tre punti di vantaggio. Il capitano Umberto Gramazio dovrà necessariamente reagire. Manfredonia che si porta ancora a canestro, 52-54 per Manfredonia. Sì, certamente sì, Vincenzo, bisogna assolutamente cambiare marcia. Adesso è Carolis. Ancora Gramazio realizza il secondo tiro libero, 55 per la Angel, 54 per il Moffett. Per fortuna l'intervento del direttore di gara concede a Beniran la possibilità del tiro libero. Beniran al tiro libero riesce, il pari per Manfredonia su Molfetta, 56-56, ancora possibilità di tornare in vantaggio per Manfredonia con Beniran che riesce a cogliere il canestro, quindi torna in vantaggio 57-56. Occorre necessariamente realizzarli per recuperare lo svantaggio seppur minimo con il Molfetta. Primo canestro per Carolis, recupera Beniran, va in attacco Beniran, entra, devastante Beniran, questo è un canestro di Beniran, 60-58, ecco Gramazio, primo tiro realizzato, 61-58 quando mancano 1 minuto e 59 al termine di questa bellissima partita. Forza Gramazio! Bravissimo capitano, grande capitano, 62-58. Il Manfredonia a 12 secondi dal trionfo, Silac Angel a 12 secondi dal trionfo, 12 secondi e riesce Sarukas a portare ancora più avanti il vantaggio, 63-61, vittoria, Serie C gol, Manfredonia ha vinto il campionato, grande Manfredonia ha vinto il campionato, un momento storico, un momento davvero bello, un momento storico per la città di Manfredonia, Serie C gol per la Basket Angel, Silac Basket Angel, Manfredonia, campioni, campioni, campioni.